Buonasera, Sarocco di Capodimonte, il Mondialito Coppa America 2015, semifinale, Giamaica batte Argentina 6-4, va in finale, complimenti alla squadra giamaicana, migliore in campo Fulvio De Tommaso, consegniamo la medaglia, complimenti Fulvio, e siamo qui con Alessio Bastone, capitano dell'Argentina. Alessio, super partita di entrambe le squadre. Sì, bellissima partita. Siete partiti un po', però con l'approccio sbagliato, 3-0 per loro, avete fatto una rimonta incredibile. A un certo punto potevate anche vincerla, avete avuto un paio di occasioni di sciupate e poi loro sono stati più cinici. No, sì, sono stati più cinici. Io mi sono mangiato troppi gol sotto la porta e questo è il risultato. Sono stati molto più bravi e credo che la finale spetta a loro. Senti, qui c'è qualche grammatico o pensi che la squadra abbia dato tutto e non si può fare? Ha dato tutto, ma vedo che ce l'ho io sulla coscienza. Vabbè, non ti buttare così giù, dai. Vabbè, troppi gol mangiati. Senti, adesso c'è la finale, terzo e quarto posto contro il Messico, almeno un contentino. Speriamo. Va bene, vuoi fare complimenti alla squadra e spero che vinca il torneo, che se lo merita. Ok Alessio, ringraziamo la vostra partecipazione sperando che ci vediamo in futuro. Sì, vuoi fare un saluto particolare a qualcuno? No, alla mia squadra. Mi dispiace che non siamo potuti andare in finale, però non fa niente, ci accontentiamo. Complimenti Alessio. Alla complimenti prossima. Alla squadra. Ciao, ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Bravo Alessio, Fulvio. Decisivo questa sera anche, soprattutto nella parte iniziale della gara e finale della partita. Anche se la squadra ha avuto un blackout tra fine primo tempo e secondo tempo. Sì, è stata una bella partita. Sul 3-0 secondo me credevamo che avevamo la partita in pugno, invece per la fine. Sì, siete calati un po'. Ci hanno recuperato. Senti, se questa defiance diciamo avuta stasera non bisogna averla in finale. No, assolutamente. Dobbiamo essere concentrati dal primo minuto fino all'ultimo. Può essere fatale. Sì. Senti, adesso contro il Paraguay sarà una bella partita. Cosa ti aspetti? Vabbè, certo, una finale agguerrita. Noi se siamo calmi e giochiamo come sappiamo, penso che possiamo riuscire a vincere la partita. Ok, Fulvio, vuoi fare una dedica? Volete fare una dedica speciale? Una dedica! Simo, vieni, vieni! Ah, Manuel, fallo tu, qua. Adesso, vieni con me! Vabbè, vogliamo dedicare questa vittoria all'ennesima finale a Gargiulo che purtroppo ha finito il torneo, è venuto a mancare. Speriamo che torni presto con noi. Vabbè, lo aspettiamo, a me mi ha detto che verrà a vedervi in finale, lo aspettiamo, un saluto a lei. Noi lo aspettiamo in campo perché si capisce in questi momenti sembra tutto nero, non vuole giocare ma lui deve giocare perché purtroppo il calcio è anche questo. Sì, purtroppo. Poi la dedichiamo comunque a Enzo che stasera non c'è perché per impegni lavorativi e a Spezzaferro che aiuta la festa sta buffando. Va bene, continuiamo. No, perché gli hanno fatto la lista, scusa. Oh, anche a Danny che a mamma, a papà, sì, a tutto il mondo. Tutta la fascia da scorta. Vabbè ragazzi, ci vediamo in finale. Ah, distruggerci è un po' difficile. Ciao.